Salve a tutti ragazzi, oggi andremo a provare questo nuovo test della sera e lo andremo a confrontare con il test a striscette della GBL. Allora andiamo ad aprire, questo è un test un po' più piccolo e vi lascio il link in descrizione, l'ho comprato su Amazon, con cui si possono misurare pH, KH, GH e NO2, i principali valori, diciamo i più importanti da tenere sotto controllo in un acquario. Ecco l'altro test che vi dicevo, il test a striscette della GBL 7 in 1. Allora andiamo a misurare subito quella striscette perché è molto più semplice e veloce e nell'acquario degli Oranda. Bastano pochi secondi per farlo colorare e andremo subito a confrontarlo con la scala colorimetrica e andremo subito ad appuntarci i valori. Come possiamo vedere, bene o male, è tutto nella norma. Allora andiamo a prendere un foglio e scriviamoci tutti i valori ad uno. Allora abbiamo visto che gli NO2 per fortuna sono a 0. Il KH è 10 e il GH non sono riuscito bene a capire se è tra 10 o 14. Inoltre abbiamo visto che il pH è 7,6. Adesso andremo a vedere se i dati combaceranno con il test della sera, con il test di questa piccola valigetta. Allora andiamo a tirare fuori tutti i reagenti. Devo dire che sono di ottima qualità e anche le ampolle sono di vetro e mi sembrano veramente ottime. Prima di iniziare vorrei spiegarvi un po' come funziona questo test e vi ho riassunto tutto in questa scheda che magari potete vedere anche mettendo in pausa il video. Allora, per il pH bisogna inserire 5 ml dell'acqua del nostro acquario, mettere 4 gocce e verificare subito. Con il KH invece il procedimento è un po' più complesso. Infatti, dopo aver preso i primi 5 ml di acqua del nostro acquario, dovremo inserire una goccia e del flacone appunto e agitare finché vedremo che la soluzione non diventa gialla. All'inizio infatti sarà di un colore che tende verso il blu, verso l'azzurrino. Non dovete spaventarvi, è assolutamente normale. Gli NO2 invece sono un po' complicati perché si dividono in due appunto flaconcini, uno con il numerino 1 e l'altro con il numerino 2. Dovremo mettere prima 5 gocce del flacone con su scritto 1 e agitare. E poi mettere 5 gocce del flaconcino numero 2 e aspettare 5 minuti. E è molto importante che gli NO2, ovvero i nitriti, rimangano a zero, che sono sostanze altamente tossiche e molto pericolose per i nostri pesci. Detto questo, dovremmo aspettare circa 5 minuti e poi confrontarli con la scala colorimetrica data in dotazione dalla scatolina, appunto dal test della sera. Poi abbiamo il GH che funziona in maniera molto simile al KH. Dovremmo aggiungere una goccia dal flacone finché la soluzione non diventerà verde. All'inizio, infatti, il tutto risulterà tendente al rosso. E appunto la goccia che fa diventare la soluzione da rossa a verde indicherà il valore del nostro GH. Se servono 9 gocce per farla diventare verde, il valore del nostro GH sarà 9. Iniziamo subito col misurare il nostro pH, il valore più importante per il nostro acquario. Allora, di solito questo valore dovrebbe aggirarsi intorno al 7 per la maggior parte dei pesci. Il pH è un valore che ci dice chimicamente la quantità di ioni idrogeno all'interno di una soluzione. Se è 7 significa che è neutro, il pH che va bene più o meno per tutte le specie di pesci. Se invece è minore al 7 è acido, maggiore al 7 è basico. Io in questo caso ho una vasca con degli Oranda, che sono dei pesci rossi che vogliono un pH che sta tra il 7 e l'8. Spero di essere stato chiaro e di non aver tralasciato nulla. Io intanto vi lascio al video delle misurazioni con una bella musica rilassante.
Allora ragazzi, siamo giunti alla fine del video. Come potete vedere a sinistra ci sono i valori che io ho registrato tramite le striscette, mentre a destra ci sono i valori misurati con il test a reagente. Come potete vedere cambia veramente poco e questo mi fa molto piacere perché di solito molte persone tendono a screditare l'efficacia delle striscette e diciamo che con questo video sono riuscito a dimostrare che comunque il margine di errore è veramente piccolo. Ovviamente io consiglio sempre di comprare i test a reagente perché sono molto più precisi ed efficaci, ma anche perché purtroppo le striscette riescono a registrare valori molto comuni e molto semplici. Se avessimo voluto registrare qualcosa di più complesso, come per esempio il rame, il ferro, gli NO3 presenti in acqua, sicuramente il rapporto sarebbe stato diverso e non so se le striscette sarebbero state capaci di tenere testa ai test a reagente. Allora ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Dal caso vi ricordo di iscrivervi perché il 93,3% delle persone che guardano i miei video non è iscritta. Quindi per favore, per aiutarmi a portare contenuti di qualità, contenuti migliori, a voi non costa niente, fate un clic su quel iscriviti e per me invece è una grande mano. Come al solito vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video.